Sul fronte a nord-est l'edificio si alza e prospetta sul fiume quasi come un maniero. Siamo nello studio dell'architetto Giovanni Pante, progettista e direttore dei lavori di questo complesso. Davanti al plastico di studio, che testimonia molto bene come questo organismo si è collocato al posto delle vecchie concerie colle degradate e semi diroccate. E dal plastico si notano anche alcune particolarità, Giovanni. Il fatto che la zona a monte in qualche misura ha delle sagome che rassomigliano al borgo più prossimo, certo. e delle parti verso il fiume invece che sembrano di composizione più libera. Un elemento importante da tenere presente nel valutare, nel vedere, nell'esaminare questo plastico di studio, che è stato molto utile per condurre la progettazione e controllarla nelle sue varie fasi, è questo aspetto di inserimento viabilistico e di spazi pedonali che si relazionano all'intorno. In particolare esiste questo cannocchiale centrale che, partendo dalla piazzetta San Nicolò, la piazza antistante la vecchia chiesa, e tenendosi sulla sinistra il Bottegon, il vecchio edificio cinquecentesco che attende di essere ancora messo a posto, sottopassa il complesso nella sua parte sud-est ed esce in questo slargo, che ha una funzione importante di cesura tra il parcheggio vero e proprio e gli spazi che sono pedonali attraversanti il borgo e che vanno a focalizzarsi, qui possiamo vedere bene, in una piazzetta centrale intermedia che è frutto di un abbattimento di edifici, di un edificio molto fatiscente. Sì, Giovanni, quello che dici lo si nota molto bene su questa planimetria, perché sul disegno si capisce esattamente la dimensione di questa grande sala a uso pubblico. Uno spazio pubblico, esatto. Questa grande sala a uso pubblico coperta, ovviamente, che fronteggia questa piazzetta di cui parlavi, e immediatamente a lato di questo percorso pedonale, questo che tu hai chiamato cannocchiale, e quindi la connessione di questi spazi dove prevalgono gli usi pubblici è molto evidente. Certo, poi ci sono altri inserimenti di usi pubblici nuovi, questo collegamento tra via Fossale e via Callunga, che è stato una scelta progettuale, e il portico pubblico che si ricollega a tutto il sistema di percorso che poi prosegue verso le nuove arginature fra Piave prima e poi Ardo. Questa parte del borgo ricomincia a prendere vita. Teniamo presente che i primi due piani sono destinati a usi pubblici, spazi pubblici e uffici, piano terra, una parte del piano terra e il primo piano sono destinati a uffici, e dal primo in su ci sono degli alloggi che incominciano a essere abitati da famiglie, quindi la rivitalizzazione è già in atto. In questi ultimi tempi, l'ultimo mese, c'è stata una interessantissima mostra che è stata promossa dai ragazzi artisti del GAB di Belluno, che ha portato parecchia gente, e si è capito che c'è molto interesse per queste utilizzazioni, per questa rivitalizzazione anche di tipo sociale, di aperto alla comunità. E teniamo anche presente l'importanza strategica della zona nel suo insieme in relazione proprio al futuro completamento, sviluppo di tutta l'area dell'Anta attende evidentemente di essere reimmessa attivamente nella vita della città. Ecco Borgo Piave, dagli spalti di Castion. Il borgo adagiato al fiume. La Piave generosa in questi giorni. E da qui
il suo contatto con la città, proprio alle spalle della città, e i ponti che attraversano il fiume, i segni della storia. Da qui vi saluto, vi do un arrivederci alla prossima puntata.